L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha eletto la terna di Vescovi proposta al Papa per la nomina del Presidente, primo eletto il Cardinale Gualtiero Bassetti. Alla provincia di Arezzo lo Stato trasferirà solo 1 milione di euro, si avvicina allo spettro del dissesto, intanto a rischio viabilità e scuole tra ponti chiusi e strutture sempre più fatiscenti. Il Comune di Arezzo presenta il progetto di riqualificazione di Piazza della Repubblica, i lavori costeranno 2 milioni di euro e partiranno nel 2018. Omicidio stradale, convegno all'inceneritore di San Zeno per chiarire i punti controversi della nuova normativa. Il Serra Club International in festa per i seminari, venerdì ad Arezzo anche i vescovi di Grosseto e Montepulciano. Buonasera dal telegiornale di TSD. L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha eletto la terna di Vescovi che poi è stata presentata a Papa Francesco per la nomina del proprio Presidente. Il primo eletto è stato il Cardinale Gualtiero Bassetti alla guida della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro per circa 10 anni. Vediamo il servizio. L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, in corso a Roma, ha eletto a maggioranza assoluta la terna di Vescovi diocesani proposta a Papa Francesco per la nomina del Presidente, che succederà al Cardinale Angelo Bagnasco. Questi i candidati: il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia, Città della Pieve, Monsignor Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, e il Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento. L'arcivescovo Riccardo Fontana ha espresso grande gioia per il risultato ottenuto dal cardinale Gualtiero Bassetti, che ha guidato dal 1999 al 2009 la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, e ha auspicato che Papa Francesco possa adesso nominarlo presidente della CEI. Gualtiero Bassetti è stato chiamato da Papa Francesco a far parte del collegio cardinalizio durante il concistoro del 22 febbraio 2014. Attualmente, oltre a essere arcivescovo di Perugia Città della Pieve, è vicepresidente della CEI, presidente della Conferenza Episcopale Umbra, membro della Congregazione per i Vescovi e del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Di recente, il cardinale Gualtiero Bassetti si era recato alla parrocchia Sant'Andrea Corsini di Montevarchi per tenere un incontro sulla Moris Letizia. Bisogna rifarsi all'Evangelii Gaudium, perché la conversione pastorale che Papa Francesco chiede alla Chiesa parte proprio di lì. Ed è veramente interessante vedere un pochino il criterio con cui si è mosso Papa Francesco: Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, Amoris Letizia, la gioia dell'amore e della famiglia, e poi l'ha laudato sì, la gioia del creato che è la casa comune dell'uomo. Ecco, direi che il denominatore comune proprio che sottolinea, ecco, è questa gioia, che poi è la gioia della vita cristiana e dell'appartenenza a Cristo. Voltiamo adesso decisamente pagina, passiamo alla cronaca. Un pluripregiudicato albanese è stato arrestato dai carabinieri di Arezzo durante un servizio di controllo del territorio. A carico dell'uomo pendeva un ordine di carcerazione di 1 anno e 11 mesi di reclusione per furto aggravato. A Camucea di Cortona è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio un 35enne residente a Cortona. Durante un controllo i carabinieri hanno scoperto all'interno della sua vettura 2 involucri contenenti ciascuno 0,5 grammo di hashish. L'uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici per determinare se stesse guidando sotto l'effetto di droghe. Nella successiva perquisizione dell'abitazione sono stati trovati altri 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il tutto è stato sequestrato. Alla provincia di Arezzo lo Stato trasferirà circa 1 milione di euro. Si avvicina dunque lo spettro del dissesto o del predissesto. Intanto sono a rischio la viabilità e le scuole tra ponti chiusi e strutture sempre più fatiscenti. Vediamo il servizio. Oggi i lavoratori della provincia, di tutte le province d'Italia, manifestano di fronte alle prefetture per aprire un,
una finestra di dialogo su quello che è il futuro delle province. Sono anche dei forti tagli che il governo sta facendo. Voi cosa chiedete, cosa vi auspicate anche alla luce dell'esito del referendum che c'è stato a dicembre? Il problema è che comunque si era affiancato all'iniziativa referendaria poi tutta una serie di tagli che dal 2015 in poi nelle finanziarie hanno visto oggetto le province fino a portarle a un sostanziale dissesto da un punto di vista collettivo. Lo Stato a fronte delle entrate da province ne preleva l'82%. Lo Stato riversa a fronte dei 650 milioni minimi per garantire i servizi alle province assegnate, ne ha individuati solamente 100 milioni a livello nazionale. Quindi si capisce che 100 milioni, compreso le città metropolitane, alla provincia come quella di Arezzo, non arriveranno al milione d'euro. Come fate a mantenere questi servizi in un contesto così difficile, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista del futuro stesso dell'ente? Per ora li manteniamo come possiamo, mettendo per le strade, per dire, una toppa di qua, una toppa di là, ma si sta vedendo che non è una manutenzione come era 4-5 anni fa, quando la provincia aveva le risorse e con un terzo in meno di risorse dell'ANAS teneva le strade. Questo ve lo dico io, ma lo potete dire anche voi, anche meglio dell'ANAS. Però succede che, come per dire, in Val di Chiana c'è un ponte che non è tanto sicuro, è stato chiuso, e le scuole uguali, una certa manutenzione spicciola stiamo facendo anche ora, però credo che una situazione così non possa andare avanti, non solo per il decoro delle province, ma soprattutto per i cittadini. 25 anni fa la strage di Capaci, in cui assieme alla moglie e ai tre agenti di scorta morì il giudice Giovanni Falcone. Due mesi dopo, il 19 di luglio, l'assassinio con un'altra bomba del collega Paolo Borsellino. 24 anni fa, sempre alla fine di maggio, la strage invece dei georgofili a Firenze, e l'Italia si ferma a ricordare. Celebrare questa giornata, ha affermato l'assessore regionale Vittorio Bugli, non significa solo ricordare questi servitori dello Stato, il loro lavoro e onorarne la memoria. Significa anche ribadire il primato dello sforzo per affermare la legalità. Un no alla mafia che serve anche a sottolineare l'attualità della lotta alla mafia. In Toscana sono stati sequestrati a Cosa Nostra 348 immobili e 44 aziende. Solo però una piccola parte di queste è stata destinata ai fini sociali, come è previsto dalla legge. Il Comune di Arezzo ha presentato il progetto di riqualificazione di Piazza della Repubblica, quella di fronte alla stazione. I lavori costeranno 2 milioni di euro e partiranno nel 2018. Vediamo il servizio. Piazza della Repubblica d'Arezzo verrà pedonalizzata e sarà interessata da un progetto di riqualificazione complessiva che prevede la piantumazione di alberi, una pista ciclabile, pannelli informativi per i turisti e un miglioramento della zona riservata ai taxi, al parcheggio veloce e al dopolavoro ferroviario. Con la novità che cercheremo di ottenere di poter portare il monumento a Mazzini in Piazza della Repubblica. Per noi è al centro della piazza, esattamente qui, attraverso il quale si traguarda lo skyline della città, quindi è altamente emblematico, no? Siamo a pochi giorni dalla festa della Repubblica e noi vorremmo celebrare Arezzo Repubblicana con il monumento di Mazzini in Piazza della Repubblica. Della riqualificazione della piazza se ne parla da anni, ma questa dovrebbe essere la volta buona. I lavori dovrebbero partire nel 2018 e sono distinti in due lotti. Il primo interesserà essenzialmente la piazza, mentre il secondo gli assi viari circostanti. Il progetto è stato adesso inviato alla Regione in vista della partecipazione a un bando che garantirà la copertura parziale per il primo lotto da circa 1.300.000 euro. Verrà realizzata una pensilina di collegamento tra la pensilina centrale del corpo della ferrovia con la zona di carico e scarico dei taxi, in modo tale che gli utenti siano coperti ovviamente dall'intemperie o dal caldo a seconda delle stagioni. Tutta quest'area sarà un'area completamente pedonale, dove ci saranno panchine, ci sarà probabilmente qualche fontanello. Di novità vediamo questa velostazione, che è una struttura a sé stante che ci offrirà ATAM, all'interno della quale potranno essere posizionate delle biciclette in sicurezza accedendo con un badge.
Un ciclista di 21 anni di Arezzo è stato sbalzato dalla propria bicicletta dopo essere stato colpito da un'auto mentre si trovava nei pressi di Ponte alla Chiassa. Il giovane è stato sedato e trasportato a Careggi in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso. Nell'impatto con la vettura il 21enne ha riportato un trauma al torace, al bacino e alla gamba destra. L'autista però non si è fermato a soccorrere il giovane che era caduto a terra. Da subito si è attivata la caccia al conducente del veicolo e sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Arezzo, grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni oculari, a rintracciare la persona responsabile di questo investimento. Ed oggi si è svolto un importante convegno all'inceneritore di San Zeno dedicato proprio al tema dell'omicidio stradale per chiarire quelli che sono i punti controversi della nuova normativa. Vediamo com'è andata. Oggi siamo al termovalorizzatore di San Zeno per parlare di sicurezza stradale. Lei ha tenuto un intervento in merito ai possibili profili di incostituzionalità della legge sull'omicidio stradale. A suo modo di vedere, sotto questo punto di vista, quali sono gli elementi più significativi? Sono aver previsto pene per delitti che sono a matrice necessariamente colposa paragonabili a alcuni tra i delitti più efferati, ovviamente di matrice dolosa. Faccio un esempio: l'omicidio stradale derivante da guida in stato di ebbrezza alta è punito con una pena di 8 anni che è paragonabile alla pena prevista per il delitto di prostituzione minorile. Credo che un'ipotesi di questo genere, quando arriverà sul tavolo della Corte Costituzionale, richiederà un intervento da parte del giudice delle leggi teso a riportare a equità pene assolutamente non adeguate per ipotesi di questo tipo. Alla luce anche della nuova normativa sull'omicidio stradale, qual è la situazione nell'Aretino, qual è anche la situazione che desta maggiore preoccupazione sotto questo punto di vista? Per l'anno 2016 si è avverato un leggero aumento degli incidenti stradali mortali. Devo dire che una buona quota parte di questi incidenti stradali mortali hanno riguardato pedoni e persone a bordo di veicoli che noi utilizziamo il termine veicoli deboli, ovvero biciclette, ciclomotori e motocicli. Queste sono le situazioni in cui occorrerà fare prevenzione, ma probabilmente anche nei centri di aggregazione delle persone non più giovanissime, perché come ha rilevato giustamente il dottor Lori, una percentuale di queste persone, sia nel caso dei decessi sia nel caso delle persone ferite, sono persone di una certa età, magari incerti nell'incedere, che attraversano la strada senza troppa attenzione. Quindi occorrerà intervenire, perché siamo un paese che sta invecchiando. E quindi occorre avere anche non solo più i ragazzi, ma anche l'anziano nella nostra attenzione, perché l'anziano è, il nostro domani. Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo, questo è il tema al centro della giornata mondiale per le comunicazioni sociali. Due gli appuntamenti in programma ad Arezzo per questa occasione. Entrambi saranno ospitati dalla libreria Paoline di via Garibaldi. Il primo, il venerdì 26 di maggio alle 18:30, quando sarà presentato il libro Le nuove dipendenze, riconoscerle, capirle e superarle. Assieme a Claudette Portelli e Matteo Papantuomo, autori del libro, interverrà Giorgio Nardone del Centro di Terapia Strategica di Arezzo. Modera l'incontro il professor Luca Vanni, responsabile dell'ufficio scuola della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Sabato 27 maggio, sempre alle 18:30 e sempre presso la libreria Paoline di Arezzo, sarà la volta della presentazione del libro Testimonianza oltre il visibile, realizzato da Gian Lorenzo Casini. Interverranno per questa occasione Monsignor Giovacchino Dallara, vicario generale della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, e padre Claudio Raiola, un gesuita. Il Serra Club International in festa per i seminari del proprio distretto. Venerdì ad Arezzo saranno presenti per l'occasione anche i vescovi di Grosseto e di Montepulciano, oltre naturalmente che quello di Arezzo. Vediamo.
Si svolgerà questo venerdì 26 maggio a partire dalle 16 nel Seminario Vescovile di Arezzo la festa dei seminari del distretto 171 del Serra International Club, che raggruppa i club di Toscana Sud e Umbria. Un pomeriggio che dopo il ritrovo dei partecipanti si aprirà con i saluti delle autorità ecclesiastiche serrane. Alle 16.30 è in programma una relazione sulla figura di Don Andrea Santoro, che sarà curata dalla sorella Maddalena Santoro, con proiezioni e testimonianze. Le conclusioni saranno affidate al governatore Maria Rosaria Cacciabovi. Alle 18 è previsto il trasferimento nella cattedrale di Arezzo, dove alle 18.30 si svolgerà la messa che sarà presieduta da Monsignor Riccardo Fontana e concelebrata da Monsignor Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto, e da Monsignor Stefano Manetti, vescovo di Montepulciano. La serata si concluderà con un momento conviviale presso il refettorio del Seminario Vescovile di Arezzo. Il Serra Club è un movimento internazionale laicale al servizio della Chiesa Cattolica, il cui scopo è di sostenere le vocazioni al sacerdozio ministeriale e alla vita religiosa consacrata, mediante la preghiera, l'amicizia e ogni altra attività. Parte dal Casentino la candidatura all'UNESCO della cucina italiana all'estero come patrimonio immateriale dell'umanità. L'occasione sarà rappresentata dall'organizzazione nella vallata della sesta edizione del Forum della cucina italiana nel mondo, un evento che da domenica 18 a martedì 20 giugno riunirà professionisti da tutto il mondo per celebrare la cucina italiana sia tradizionale che nelle produzioni enogastronomiche di qualità e innovative. L'iniziativa sarà abbinata a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Casentino, come per esempio Cena a Tavola, che da 16 anni viene promossa dal noto macellaio di Rassina, Simone Fracassi, come occasione per riunire alcuni dei migliori chef stellati di tutta la penisola. E con questo è tutto, il telegiornale di TSD si conclude qua, io vi ringrazio per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.